was mine. Resto al Sud. Le opportunità per i giovani che non vogliono andare via. A cura di Luca Antonio Pepe. Cari amici, sono Luca Antonio Pepe, vi do il benvenuto a Resto al Sud. Parleremo di cultura, economia, storia e tante altre tematiche che riguardano il nostro amato Sud. Oggi abbiamo tre ospiti molto importanti, nel senso che sono ospiti vicino a quelle che sono le nostre tematiche. E do il benvenuto innanzitutto ad Angelo Forgione, scrittore e giornalista. Buonasera Luca, buonasera a tutti. E il senatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti e buonasera anche a te Luca. Fra poco si collegherà con noi anche Massimiliano Verde, che è il presidente dell'Accademia Napoletana per la Cultura e la Lingua di Napoli. Sergio, inizio subito da te. Tu sei senatore del Movimento 5 Stelle, molto vicino a queste tematiche, e per questo ti faccio subito una domanda che riguarda un tuo intervento che hai fatto al Senato citando Pino Aprile e citando l'accedio del 1861. Spiegaci un po' meglio le motivazioni alla base di questo intervento e raccontaci anche un pochino del tuo percorso verso queste tematiche. Ma in pratica ho fatto la cosa più logica e giusta e naturale che secondo me va fatta, ossia ho sottolineato che ci sono alcuni fatti storici che compiutamente vengono sottaciuti, quindi ho voluto proprio in un'aula istituzionale ricordare alcuni fatti e quindi specificare che sarebbe opportuno cominciare a dialogare su questi fatti, quindi è inutile che ci nascondiamo, ma dialoghiamo. Parliamone, sottolineiamoli e quindi troviamo una soluzione al fine di parlarne e non far finta di nulla. E qual è stata la reazione dei tuoi colleghi? Ma guarda, devo dire la verità, non è stata una reazione, mi aspettavo di peggio. Qualcuno appunto mi ha detto, vabbè, come solitamente a volte succede in aula mentre parli, c'è qualcuno che ti parla sopra, ma nulla di particolare. Quindi devo dire la verità, sostanzialmente va bene così. Distacchiamoci un attimino dalla tematica storica, voglio un attimino presentare Angelo Forgione, scrittore e giornalista, autore del libro Napoli Capitale Morale. Angelo, innanzitutto grazie di essere venuto, ti chiedo un pochino il significato di questo tuo ormai bestseller. Beh, Napoli Capitale Morale in realtà è un paradigma, perché mette in relazione due città che sono state in realtà una la capitale preunitaria e l'altra la capitale postunitaria, quindi sono state due capitali che hanno fino al momento dell'unità hanno dialogato in maniera fitta. Io lo dico sempre, Napoli dialogava con la cultura europea, quindi con città come Parigi, Londra, San Pietroburgo e Vienna. Vienna è stata probabilmente la città con la quale Napoli ha dialogato di più, sia per questioni monarchiche, perché poi avevamo una regina austriaca asburgica, ma anche per questioni proprio culturali, quindi c'era tanto di musica da scambiare e quindi in questo ponte culturale che c'era tra Napoli e Vienna, chiaramente essendo Milano una periferia asburgica, ecco questa città, Milano, che non era la Milano che conosciamo oggi, era una città un po' delle retrovie d'Italia, insomma, quindi non aveva questa importanza come la ha oggi e quindi si è ritrovata a beneficiare di questo ponte culturale che c'era tra Napoli e Vienna. Quindi il paradigma qual è? Che fino al momento dell'unità, io con questo libro voglio dimostrare che fino al momento dell'unità c'era un colloquio fitto tra le varie culture italiane. Colloquio che poi al momento dell'unità si è spezzato clamorosamente e quindi ci ritroviamo in una Italia in cui le culture non solo non dialogano più ma non profondono più ideali, quindi non c'è più una professione culturale nel nostro paese. Prima di arrivare magari anche al 1861, tu sei un esperto di storia, io voglio fare un attimo un balzo nel presente con Sergio Puglia, senatore del Movimento 5 Stelle. Sergio, su 71 progetti, grandi progetti infrastrutturali, al Mezzogiorno ne abbiamo solo due nell'agenda del governo. Ma non è che il Sud, vuoi dire che è un po' una colonia? Allora, vabbè, dire colonia è un po' forte, però in realtà i dati, ovviamente per chi non vuole pensare sempre in maniera lieve, certamente ce lo fa dire una colonia. Però ecco, io più che altro
il grande problema, io credo, che sia da ricercare in un'altra cosa, cioè noi dobbiamo cominciare, noi proprio anche parlamentari del Sud Italia, dobbiamo cominciare proprio già a parlarne della differenza che c'è tra nord e sud a livello economico, ma soprattutto appunto, come hai specificato, a livello infrastrutturale. Ecco, facciamo un esempio, Matera. Matera, e che ormai è un luogo molto visitato, ecco, non c'ha assolutamente l'alta velocità. Anche non c'è proprio una stazione, come Avellino del resto, certo, che non c'ha. Certo. È assurdo, appunto, già questo ci fa capire quindi che c'è veramente un, non direi proprio un progetto dietro, ma certamente c'è qualcosa che blocca proprio la crescita di parecchie zone del sud. Qual è l'impegno vostro, dei senatori, dei deputati del Movimento 5 Stelle, nel caso in cui Di Maio dovesse essere eletto come premier? Qual è l'impegno per ripristinare un po' con l'equilibrio nord-sud? Ma io direi, guarda, non lo prendo un impegno specifico. L'importante è sottolineare una cosa. Di Maio e di Pomigliano d'Arco. Finalmente possiamo avere un premier dopo anni e anni che è del sud Italia e ancora più in particolare della provincia di Napoli. Angelo, molti ritengono che l'arretratezza del sud abbia una data un po' specifica, il 1861. Ritieni sia giusta questa visione? Sì, in effetti è il momento topico in cui si invertono i fattori. Io lo dicevo prima e proprio nel mio libro faccio capire questo, come Napoli, che era la città più importante, la vera capitale d'Italia, poi dopo il 1861 diventa la città che conosciamo oggi, piano piano, lentamente. E invece Milano, che era una periferia asburgica, diventa la Milano capitale morale. Quindi c'è questa inversione. Ma io non mi fossilizzerei solo su quel movimento, perché c'è anche un momento particolare che viene, diciamo, un'ottantina di anni dopo, che è poco raccontato come momento topico per la devastazione, io la chiamerei proprio devastazione, del tessuto economico, industriale del sud, cioè quella seconda occasione che l'Italia ha mancato. Piano Marshall per caso? Esattamente, cioè la ricostruzione dopo la liberazione, la ricostruzione, quindi il piano Marshall che stanzia parecchi soldi, parecchi finanziamenti, quindi questi soldi poi finiscono in grandissima parte al nord. Sì, mi pare il 90%. 90%, ma addirittura nel settore meccanico, il 50% del settore meccanico solo per ricostruire la Fiat, la quale poi in realtà non fa altro che prendere accordi con l'ambasciatrice americana in Italia per eliminare il comunismo dalle proprie fabbriche, prende commesse negli Stati Uniti e quindi c'è un ampliamento del la domanda, quindi questa migrazione dal sud verso il nord. E io lo ricordo sempre, c'è questo dialogo tra Giuseppe Di Vittorio, pugliese, quindi sindacalista, e Angelo Costa, che è quello che proprio in quel momento, nel 1947, fonda le Costa Crociere, no? E quindi lui è presidente di Confindustria, c'è questo dibattito, Di Vittorio che chiede ad Angelo Costa di stanziare dei soldi anche per ricostruire, per costruire finalmente le fabbriche al sud, e invece Angelo Costa dice no, bisogna ricostruire le fabbriche al nord, è più facile portare gli operai al nord che le fabbriche al sud, e quindi in quel momento si spreca la seconda occasione. Intanto che la regia mi sta collegando con Massimiliano Verde, saluto anche, vedo che si è connesso, Angelo Stano, che è tra gli ideatori di Dylan Dog, quindi vediamo come queste tematiche stanno anche un poco varcando i confini regionali. Ci dovrebbe stare Massimiliano Verde. Massimiliano, mi senti? Sì, buonasera carissimo e buonasera per tutti. Grazie, carissimo Massimiliano, presidente, fondatore, leader, se vogliamo, dell'Accademia Napoletana per la Cultura e la Lingua di Napoli, benvenuto al Resto al Sud. Cosa fa l'Accademia Napoletana nello specifico? L'Accademia Napoletana si occupa di ogni sensibilizzazione, quindi ogni progetto che sia finalizzato alla conoscenza e a far prendere consapevolezza del nostro praticamente straordinario patrimonio linguistico, quindi napoletano, campano, e cerca in effetti di trasmetterlo alle nuove generazioni. E nello specifico, cosa molto importante, è stata la produzione, la realizzazione, appunto da parte mia, Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, del primo certificato di competenza linguistica napoletano di livello europeo, riconosciuto, diciamo, con patrocinio dal Comune di Napoli, e questo è molto importante perché per la prima volta in effetti abbiamo uno strumento anche didattico, se vogliamo,
per l'insegnamento della lingua napoletana. E chissà, e Massimiliano, che la lingua napoletana possa in qualche modo anche approdare al Senato, una lingua riconosciuta dall'UNESCO, Sergio Puglia, certo, con qualche convegno, qualche workshop. Ma a me farebbe piacere, anzi, proprio in questo momento, allora dobbiamo già stabilire una data. Possiamo già tranquillamente invitarti, allora, Presidente. Ma per me sarebbe... Massimiliano, mi devi un caffè perché... comunque. Ma tutto il set, tutta la batteria. Parliamo in napoletano. Dottore. Parliamo in napoletano. Allora, sì, io mi fa molto piacere questo invito, ovviamente ne sarei onorato, ne sono onorato, anche perché questo mio progetto è già posto all'attenzione di consessi internazionali. Spiegaci meglio. Mi spiego meglio. Allora, innanzitutto l'Accademia Napoletana, il progetto che porta avanti, non è soltanto un progetto, come abbiamo detto, di insegnamento del napoletano, ma è anche qualcosa di più, cioè è anche un progetto per sensibilizzare alla situazione, diciamo, culturale, culturale, ma anche, appunto, se vogliamo, anche sociale, che a questo idioma diciamo così, al riguardo. In che senso? Noi sappiamo molto spesso, oggigiorno, basta pensare a incredibili campagne pubblicitarie. Io ricorderò una della rete, delle telecomunicazioni nazionali, dove veniva presentato un epete che era Gennaro, appunto, qualcuno se lo ricorderà, e veniva dipinto come un mero, diciamo, ignorante dall'accento napoletano. Oppure abbiamo rappresentazioni mediatiche discriminatorie e unidirezionali sul nostro, diciamo, su coloro i quali abitano e si esprimono in lingua napoletana con accento vagamente anche meridionale. Quindi ecco perché ho interessato. Ma che collaborazioni sì, internazionali avete avviato? Allora, io innanzitutto su queste tematiche con la Università Federale del Cariri, dello Stato del Ceará del Brasile, dove ho ottenuto un congresso internazionale sul diritto penale, ma anche su questi temi, perché poi parleremo del discorso che qui siamo anche in aperta violazione di principi veramente basici, non soltanto la Carta Costituzionale, articolo 2, 3, 9, 21, ma anche delle convenzioni, che per esempio come la Convenzione di Faro, che lo Stato italiano ha firmato, che vanno invece a proteggere la nostra identità culturale, la nostra comunità culturale, quindi anche il nostro patrimonio linguistico. Quindi, dicevo, una è la URCA, Università Federale del Brasile, dello Stato del Ceará, un'altra collaborazione molto importante è con un'associazione dei diritti linguistici che ha sede a New York, che è diretta, diciamo, presieduta da una sociolinguista di fama internazionale, avvocata dei diritti umani e diritti linguistici, che è la professoressa accademica Miriam Iataco, che vive appunto tra Perù e New York. Un'altra collaborazione è proprio fresca di giornata, è quella con l'Istituto degli Studi Valenziani, con i quali abbiamo cominciato anche la produzione di documenti bilingue, napoletano e valenziano. E questa è un'altra chicca che vi volevo dare. Quindi, tornando al discorso più generale, diciamo che questo progetto sì, sicuramente è focalizzato sull'insegnamento della lingua napoletana, e abbiamo prodotto il certificato appunto di livello europeo riconosciuto dal Comune e da queste istituzioni internazionali, ma anche quindi un qualcosa di più che per esempio deve riguardare necessariamente la protezione, la tutela da ogni discriminazione mediatica o anche indiretta del nostro idioma e di chi lo parla. Un'altra operazione molto importante per il recupero del patrimonio storico e quindi linguistico, che quando parliamo di lingua napoletana, quando parliamo di un napoletano non ne parliamo della canzone, della musica, della dieta mediterranea. Insomma, i cliché. Esattamente. Massimiliano, scusami, siamo in chiusura pubblicitaria. Sì, sì. Se vogliamo seguire la tua pagina, come si chiama? Allora, la mia pagina è Accademia Napoletana, che è anche il gruppo di Facebook Massimiliano Verde, né il presidente. Allora, dopo ti metto in contatto col senatore Puglia. Io intanto vado in pubblicità. Ci vediamo fra due minuti con Sergio Puglia e con Angelo Forgione. Resto al Sud.
ragazzi, pausa caffè. Eccoli. Buonissimo. Come l'hai fatto? Con il caffè Toraldo della nostra nuova macchina. Caffè Toraldo presenta la nuova linea di caffè in cialde. Basta acquistarne una modesta quantità e la macchina da caffè può essere tua gratuitamente. Iniziamo da Sergio. Vuoi aprire e gestire un bed and breakfast, casa vacanza, affitto camere o locazione breve? Allora, cogli l'opportunità, partecipa al corso che hai per caso ti sentito con Massimiliano? Dico, ti sei salutato con Massimiliano? Ah, ok. No. Vabbè, ha capito che comunque. Allora, Sergio. Dove vai, mo, Angelo? Che dici? Dove vai, mo, dopo? Devo andare al Nevermind a Bagnoli. Ah, che si tiene? E faccio una presentazione del libro e poi dopo musica live, cioè, quindi vabbè. Abbiamo perché non ce la facciamo a farle tutte. Sì, ah, ah, vabbè. Questa qua è interessante. Quale? La 5. Ok. Poi la 4, vabbè, però. Resto al sud, a cura di Luca Antonio Pepe. Rieccoci a Resto al Sud con Angelo Forgione, scrittore meridionalista, e il senatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle. Allora Sergio, torniamo a parlare di attualità. Sei stato leader della proposta finalizzata a equilibrare i premi assicurativi tra nord e sud. Poi qualcosa è andato storto. Puoi parlarci della problematica, di come risolverla e secondo te di chi sono le colpe dell'affossamento di questa proposta che sarebbe equa? Ma la proposta è semplicissima. Anzitutto noi dobbiamo partire da una base. Quindi che tutti quanti dobbiamo saperlo. Non è vero che nella provincia di Napoli si fanno più incidenti rispetto alla provincia di Torino, Firenze, Roma, Genova. Quindi non è vero assolutamente. Quindi partiamo da questo inciso. Quindi partendo da questo inciso non si ha assolutamente nessuna contezza statistica di un aumento indiscriminato ogni volta di queste tariffe RC auto. Per cui noi abbiamo proposto una cosa semplicissima, anche se in verità bisognerebbe già appianare le tariffe di già di base, ma se proprio vogliamo poi seguire un certo filo logico anche per tirarci la controparte al nostro ragionamento. Noi abbiamo fatto un ragionamento semplicissimo, che poi in realtà è un'idea che è venuta proprio da un cittadino quando abbiamo fatto un percorso partecipato per portare proprio le idee dei cittadini all'interno del Parlamento in riferimento proprio all'RC auto. La proposta è questa: tutti i cittadini che negli ultimi 5 anni non hanno fatto incidenti, a loro deve applicarsi il premio più basso del territorio nazionale, quindi tutti quanti uguali. Ovviamente è anche la questione dei 5 anni, e la questione dei 5 anni appunto fa in modo da far capire a chi deve fare i calcoli, e quindi sono le compagnie, poi l'IVAS dovrebbe controllare, che non è più possibile andare a fare una discriminazione territoriale. Sei di Napoli, e allora devi averle. È come se uno magari in un palazzo c'è un ladro, e quindi siccome in quel palazzo c'è un ladro, arrestiamo tutto il palazzo. Eh no, cari miei. Sergio, proposta nobilissima, ma perché poi non è passata? Perché non è passata. Allora, in Parlamento purtroppo ci sono tantissime forze occulte. Che... Le lobby? Le lobby. Quando siamo riusciti a farla passare alla Camera dei Deputati, sottoscritta appunto proprio da Luigi Di Maio, poi quando è venuta in Senato, questa proposta ha visto proprio venire in commissione a cercare di non farla passare, è venuta l'ANIA e l'Unipol proprio a dire: guardate, questo articolo 7,2 deve essere cancellato e ho modificato. E le forze di maggioranza cosa hanno fatto? Cancellato e modificato, proprio quello che gli avevano chiesto. Quindi effettivamente noi la dobbiamo un attimino
smettere anche di credere alle favole. Questi signori ogni volta non vogliono assolutamente portare queste proposte avanti. Nel caso di governo 5 Stelle, voi vi impegnerete a equilibrare le tariffe nord-sud? Ma assolutamente, già è una cosa che sta in programma e già è una cosa già votata da tutti, dal nord a sud, quindi ovviamente il Movimento 5 Stelle è una forza popolare, una forza che va dal nord al sud, per cui noi abbiamo pure avuto il voto favorevole degli altri colleghi che abitano in altre zone, anche perché in realtà la proposta è ragionevole. Angelo, tu sei di Napoli, parliamo anche un poco di politica e di attualità locale. Come giudichi questa gestione dei Magistris? Dacci innanzitutto un voto alla gestione dei Magistris. Ma allora, De Magistris, nel momento in cui è stato eletto, ha avuto la capacità di risollevare un po' il morale, no? Rispetto a un'amministrazione precedente che era assolutamente inesistente, inconsistente, e quindi sotto il profilo della fiducia è stato bravo a risollevare il morale, a creare delle situazioni anche sfruttando un momento contingente favorevole, quindi sotto quell'aspetto lì nulla da eccepire. Il problema è che questa, poi io la chiamo strategia, la chiamerei un po' strategia che adesso in questo secondo mandato in realtà si sta dimostrando deficitaria, perché con la stessa capacità con la quale lui aveva messo un po' in ordine le cose nei primi 4 anni, adesso invece cerca di nascondere determinate situazioni che sono invece irrisolte. È una città in questo momento ferma, secondo me ferma, con dei gravi problemi, ma non sono tutti imputabili chiaramente all'amministrazione, perché sono problemi seri, gravi, di una mancanza di risorse economiche, e amministrare una città in questa maniera sicuramente non è assolutamente facile. Però insomma ci sono molte cose in cui anche l'amministrazione dovrebbe farsi carico di una gestione migliore. Voto da 1 a 10? Ma per il primo mandato io direi 7, per il secondo mandato 5, quindi per il momento sufficienza. Vediamo da qui in avanti che cosa succede. Sergio Puglia, sei d'accordo? Come Sergio Puglia, non come 5 Stelle, è una macro regione del sud? Ma in realtà è una proposta che già è venuta da tempo. Le regioni sono state quelle che si stanno... lasciatemelo passare, succhiando le risorse dell'Italia, quindi sarebbe opportuno accorparle, poi soprattutto quando ci sono delle regioni che hanno una storia, una cultura, una filosofia molto simile, quindi non c'è assolutamente raziocinio per dire di no. Hai letto l'ultimo rapporto del Censis? Ma... Purtroppo sì, i giovani del sud stanno sparendo, stanno andando sempre più a tutt'altra parte. Prima si parlava appunto che è più semplice trasferire le persone al nord che anziché aprire una fabbrica al sud. Ecco, questa è una cosa, è un inciso molto grave, sono parole che hanno fatto capire proprio cosa c'era come schema dietro queste parole. Ecco, noi vogliamo assolutamente che bisogna invertire, perché noi i giovani li cresciamo in questa terra, investiamo sul loro futuro, investiamo sulla loro formazione, e quindi devono stare qua, anche perché sono delle menti eccelse. Angelo, a tal proposito, secondo te cosa occorrerebbe fare per far restare regioni al sud? Se tu avessi la bacchetta magica, su quali sono le tematiche, gli aspetti prioritari su cui la classe politica dirigenziale, i policymaker, devono metterci una maggiore attenzione? Ma il fatto è molto semplice, anche se poi in realtà è complicatissimo, perché partendo da adesso con delle misure di governo, perché qua si tratta di governo, non cittadino, non locale, qua si tratta di governo nazionale. Governo nazionale che dovrebbe assolutamente sviluppare il sud, creando infrastrutture, creando occasioni e incentivi, dando la possibilità di rimettere le cose a posto come non è mai stato fatto. Noi ci riportiamo dietro 156 anni di ritardi, occasioni mancate, e quindi purtroppo abbiamo un sistema paese economico che è assolutamente squilibrato. Si pensa che si possa andare avanti così, ma così non si può andare avanti. Cioè, se continuiamo a portare avanti una Italia in questa maniera, in cui c'è un nord che produce, un sud che consuma, ci
ci ritroveremo tra 156 anni a parlare sempre delle stesse cose, cioè del sud che in teoria sarebbe la palla al piede del nord, così non è. In teoria loro ci prendono tutte le risorse, riprendono le risorse, come diceva prima il senatore Puglia, risorse intellettuali, ci prendono le risorse economiche, perché poi restando al sud, come spesso diciamo, alla fine siamo quelli che foraggiano le industrie del nord, e quindi è un sistema economico che non funziona. Sergio, a tal proposito, spesso abbiamo discusso, ecco, di questo sistema teso a finalizzare l'acquisto dei prodotti della nostra terra, mi riferisco al Compra Sud o comunque all'acquisto dei prodotti a chilometro zero, i prodotti della propria terra. Tu come la vedi questa iniziativa? Ma è una iniziativa ottima, anche perché noi dobbiamo un po' ripensare proprio alla tipologia di consumo, cioè è proprio impensabile che girano delle acque che vengono da tutt'altra parte dell'Italia e vengono a vendere magari al sud oppure viceversa, cioè basta, bisogna anzitutto consumare quello che si produce, quindi chilometro zero, una economia finalmente circolare, un'economia fatta di cose semplici, piccoli passi, e poi dopo magari se veramente c'è l'esigenza di prendere a tutt'altra parte lo si fa, però cominciamo a consumare e a verificare le etichette, quindi basta andare a prendere. Quando facciamo la spesa è una scelta politica quella che facciamo, ad esempio prendiamo le passate di pomodoro, guardiamo dietro l'etichetta e vediamo dove vengono prodotte. Io sinceramente, proprio a prescindere da un discorso, come dire, meramente egoistico e quindi magari meramente di persona che guarda al sud, ma proprio razionale, nel momento in cui io vedo che quel prodotto ha una produzione locale, è ovvio che io compro lì, anche perché faccio bene all'economia, non soltanto locale, ma faccio bene anche all'ecologia. Quindi cominciamo a leggere le etichette. Angelo, i prossimi impegni tuoi personali come scrittore? Beh, come scrittore chiaramente sono sempre lì applicato a leggere e approfondire situazioni, perché poi il mio tipo di scrittura cerca di proporre argomenti nuovi e diversi. Il revisionismo è fatto di questo, quindi in questo momento sto leggendo vari testi e sto mettendo insieme varie idee per creare un nuovo titolo che sicuramente ho in testa, ma insomma in questo momento mi sembra anche prematuro. Adesso mi sto dedicando più che altro a presentare il libro, l'ultimo libro che è uscito, e quindi tra poco, se non sbaglio, tu starai in una biblioteca, una libreria? Sì, sì, no, stasera sono al Nevermind, che è un locale di Bagnoli, quindi se c'è qualcuno nella zona di Bagnoli che vuole presenziare, ci prendiamo anche una birra insieme, perché è un locale dove si beve e si ascolta anche musica, insomma facciamo un'oretta di chiacchiere e poi dopo musica live. Sergio, invece i tuoi impegni personali, riconfermerai la candidatura come senatore della Repubblica col 5 Stelle? Ma allora, anzitutto devo parlare con il boss, ossia mia moglie, questa è la prima cosa. Se mia moglie mi dà l'ok, allora poi dopo dovrà essere la base degli iscritti del Movimento 5 Stelle che dovrà poi scegliere i suoi candidati. Eh sì, perché abbiamo un sistema, lo spieghiamo, che gli iscritti, sì, al portale devono sostenere, giusto, i nominativi. Sì, 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 sì. Quando sì, si dovrebbe votare? Non si sa, non si sa, viva Dio, non si sa, perché in modo tale che viene fatto tutto in maniera improvvisa, così non ci sono come dire, correnti e organizzazioni che magari possono anche capitare. E invece continua il tuo impegno, come sempre, a sostegno della lotta. Se non sbaglio, ne parlavamo sull'ANM, che vogliono svendere giusto il patrimonio. Ho lanciato la bomba. Perché, sì, anche perché in realtà è un qualcosa che veramente mi fa arrabbiare. È un'azienda storica, è l'azienda di Napoli. È un'azienda che va difesa, è un'azienda che irrazionalmente perde. Quindi bisogna un attimino rivedere, anzitutto a partire dalle dirigenze. Bisogna proteggere i lavoratori, operai, impiegati, bisogna guardare quante dirigenze ci sono, e quindi bisogna anzitutto partire da loro per vedere se effettivamente hanno raggiunto gli obiettivi. Perché se gli obiettivi non si raggiungono, e ovviamente è molto palese che gli obiettivi non si sono raggiunti, ecco, in questo caso la loro retribuzione deve essere quella minima costituzionale, senza premi.
Quindi qual è il prossimo passo concreto che il 5 Stelle si impegna di attuare per quanto concerne l'ANM? Voi avete anche dei comunali a Napoli. Allora, il nostro prossimo passo, anzitutto noi chiediamo di verificare bene i bilanci, se ce li danno. E poi, fatto questo, nel momento in cui verifichiamo che effettivamente l'azienda è in perdita, pur se andiamo a tagliare tutte delle consulenze inutili oppure dei premi inutili, allora in questo caso bisognerà chiedere effettivamente al governo di risostenere l'azienda. Però in questo caso, se vogliamo risostenere l'azienda, dobbiamo poi avere un comitato di controllo e cittadino e di lavoratori, operai e impiegati, che deve verificare effettivamente queste spese che l'azienda ha, se effettivamente vengono fatte in maniera razionale oppure vengono allegramente spese. Questo è un fatto fondamentale, quindi la partecipazione cittadina e quella dei lavoratori, la cogestione dei lavoratori. Magari chi vuole collaborare in questa battaglia può anche scriverti su Facebook, se non hai, tu c'hai un account, Sergio Puglia. E invece ad Angelo Forgione chiedo, siamo in chiusura, perché un giovane secondo te dovrebbe rimanere al sud? Secondo te, tra l'altro, servirebbe un partito del sud? Ma un giovane dovrebbe, deve rimanere al sud innanzitutto, è un imperativo. È chiaro che poi l'imperativo è difficile da osservare, perché se non ci sono delle condizioni idonee per garantire un futuro a un giovane che voglia fare carriera, voglia avere un futuro migliore, una famiglia, dei figli, portare avanti un progetto di famiglia, è chiaro che diventa difficile trattenere i giovani al sud. Io penso però ci voglia uno scatto di orgoglio, insomma, chi è innamorato del proprio territorio, chi ha voglia di restare, deve darsi veramente un pizzico sulla pancia e capire che non è il momento di pensare a determinate situazioni, e per determinate situazioni penso a una questione egoistica. Io penso che bisogna avere in questo momento una visione d'insieme, collettiva, di popolo, cioè ognuno deve pensare che questo paese non può andare avanti così, che il sud non può essere relegato a territorio di serie B, quindi ognuno deve fare la propria parte, anche sacrificando un poco delle proprie aspirazioni. Sergio, un appello in 10 secondi, perché un giovane deve restare al sud? Perché ce la faremo, il sud risorgerà e quindi avremo non soltanto delle possibilità lavorative, ma avremo anche la possibilità di rimanere in famiglia, che è una cosa fondamentale, uno di quei valori che purtroppo si stanno perdendo, ma dobbiamo riconquistare. Tra l'altro noi, come Resto al Sud, spesso ospitiamo lo staff di Euro Opportunity, che è un'associazione che si occupa di fondi europei, quindi tutti i lunedì diamo anche quelle che sono le opportunità, i bandi regionali, quindi non facciamo solo storia, politica ed economia, ma diamo anche la possibilità concretamente di poter approfittare di quelle opportunità che spesso, forse anche volutamente, le amministrazioni non palesano a tutti quanti, ma che vengono canalizzate soltanto nell'ambito degli amici e degli amici degli amici. Allora, un saluto Sergio, gli ultimi 2 secondi se vuoi intervenire e salutare i nostri spettatori. Un carissimo saluto e grazie per chi è rimasto collegato e buon viaggio soprattutto a coloro che stanno in auto. Eh sì, perché siamo comunque in fascia abbastanza alta di ascolti per quanto concerne la radio, abbiamo quindi anche il privilegio di diffondere queste tematiche a una radio che fa anche ascolti molto pesanti in questa fascia radio, si parla di 50.000-60.000 utenti che ascoltano le verità storiche, economiche, sociali, culturali che spesso sono sottaciute. Un saluto a te Angelo. Sì, grazie intanto per l'ospitalità, perché il programma comunque è importante e funzionale a tutto quello che abbiamo detto, a tutti i propositi che comunque da anni in realtà ormai stiamo portando avanti, quindi anche se qualcuno magari si sta mettendo solo adesso in ascolto e sta ascoltando con curiosità rispetto a questi temi, e allora io credo che forse è il caso di cominciare a approfondire la situazione. Il saluto che faccio è magari quello di regalarsi a Natale dei libri che possano aprire la mente. I libri di Angelo Forgione. Ma no, adesso non facciamo autoreferenzialismo. L'ho comprato, Angelo, sai, l'ho comprato. Volevo regalartelo. No, l'ho comprato. Ma quindi questa sera dove sei? Al Nevermind di Bagnoli. Via, perché poi io c'ho il navigatore. Allora via Eurialo. Ok, perfettissimo. Allora ci vediamo questa sera, però vengo sul tardi, eh. Ti aspetto. Verso le 22. Ti aspetto. Okay. Va bene, invece a proposito di inviti, il 15 dicembre al Consiglio regionale della Campania stiamo organizzando, anzi sono il primo che
comunica questo importante evento, un dibattito, anzi invito anche Angelo e Sergio, si parlerà di Sud, si chiama Resto al Sud, farà gli onori di casa a Maria Muscarà e soprattutto avremo l'europarlamentare Rosa D'Amato e lo scrittore Pino Aprile. Parleremo di Sud tra ieri e soprattutto oggi, parleremo di bandi, fondi europei e tanto altro ancora. Seguite sulla pagina Aeropportunity l'evento, c'è bisogno di accreditarsi. Io intanto vi auguro una buona serata sulla nostra frequenza e vi do un arrivederci a lunedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19. A proposito, in settimana avremo una puntata speciale con Pino Aprile e Maria Muscarà. Buona serata, non cambiate frequenza e a presto, risentirci da Resto al Sud. Avete ascoltato? Andata. Resto al Sud. Bravissimo, bello, 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 è piaciuto. Luca Antonio Pepe. Grazie.